Gianni Colacione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, siamo alla terza giornata qui all'Hotel Summit di Roma, in compagnia di Mariano Giustino, direttore di Diritto e Libertà, una rivista in ambito radicale prestigiosa, ma non soltanto in ambito radicale, sempre presente col suo stand di Diritto e Libertà a tutti i congressi. Gli chiediamo ovviamente come gli è sembrato questo congresso in merito a partecipazione e anche tenore politico che si respirava. Un congresso direi molto interessante, molto ricco di interventi che hanno approfondito, non solo, hanno approfondito alcuni aspetti dei diritti umani, della violazione dei diritti umani in diversi paesi del mondo, in diverse aree del mondo, ma hanno affrontato anche questioni riguardanti sostanzialmente la democrazia e la possibilità di avere un dotarsi di strumenti e di forza, diciamo così, per poter operare in quelle aree dove queste violazioni dei diritti umani avvengono, dove ci sono aree di crisi, e in particolare si è parlato di quello che sta accadendo nel Nord Africa e in Medio Oriente con quello che è chiamato la cosiddetta primavera araba da un lato, e dall'altro lato si sono affrontate i nodi e le questioni dovuti alla inesistenza, direi, di una politica europea capace di incidere, di svolgere un ruolo da protagonista e di essere un attore centrale nella politica internazionale, cosa che l'Unione Europea non è in grado di fare, devo dire, ormai da diversi anni, per le ragioni che sappiamo, per ragioni non solo dovuti certamente alla grave crisi economica e finanziaria che ha colpito un po' in particolare l'Europa, in molti paesi europei, con la crisi del debito sovrano, ma una crisi che è dovuta sostanzialmente appunto alla mancanza di quella unione politica europea che doveva essere alla base del progetto di unione anche economica. Mariano, gli apporti che sono venuti attraverso tutti quanti gli ospiti internazionali che ci sono stati, ne abbiamo intervistati alcuni provenienti da tutte le parti del mondo, ma soprattutto dalla fascia africana al di sotto delle cosiddette rivolte arabe. Mi rendo conto a volte che la nostra informazione un po' italianocentrica arriva al massimo, dopo averli ignorati per anni, al di là del Mediterraneo, sulle sponde, a interessarsi di queste vicende, appunto chiamate accomunate da questa terminologia rivolte arabe, però non ci si rende conto che al sud di queste rivolte arabe accadono delle cose importanti e anche gravi. Abbiamo avuto dei rapporti dalla Guyana, dalla Nigeria e così via. Non pensi che appunto sia un'informazione che continua a fare lo stesso errore? Ma è proprio questo, dici bene, fai bene a sottolineare questo aspetto, perché quelli sono i popoli completamente dimenticati, lì dove non arriva. Sono i popoli dove non arriva la comunicazione perché evidentemente non interessa ai rapporti con l'Europa, con il mondo esterno, se non in maniera abbastanza direi di sfruttamento soltanto delle risorse minerarie
prevalentemente che queste popolazioni possono avere. Quindi il rapporto è sostanzialmente quello di aree completamente dimenticate, le aree della fascia del Sahel, le aree della fascia appunto africana, che sono al di sotto dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. E quindi l'importanza del Partito Radicale, Transnazionale, sta proprio in questo, l'importanza appunto di collegare questi popoli, farli incontrare qui come abbiamo fatto, cioè le diverse rappresentanze delle varie organizzazioni civili operanti in questo paese con tutte le loro difficoltà, persone perseguitate, persone che riescono a far sentire la loro voce diciamo in maniera molto difficile. Ecco, noi cerchiamo di dare loro forza e di dare loro voce attraverso questo strumento che è il Partito Radicale Transnazionale, così come i popoli dell'Asia, come gli Uiguri, la regione dello Xinjiang cinese, anche questa regione vive diciamo di una condizione di violazione di quelli che sono i loro diritti, perché non riconosciuti nella loro, in quello che sono appunto la loro identità, così come Montagnard, per esempio il leader dei Montagnard Coxor, che è qui con noi, che avete anche intervistato. Ecco, il Partito Radicale è riuscito a fare con questo congresso delle cose molto importanti, quindi non solo quello di far incontrare queste persone, ma di cercare di far sì che queste loro rivendicazioni, queste loro richieste di diritto, di più libertà, di democrazia, possa essere conosciuta all'opinione pubblica internazionale. Ma questo sappiamo che è un compito, è una responsabilità che ci siamo presi molto grande, perché appunto questo richiede un enorme sforzo, non solo di impegno, ma di energie di persone, ma anche di energie economiche. Per questo secondo me è opportuno che ognuno di noi contribuisca in qualche modo a dare forza al Partito Radicale, o iscrivendosi o contribuendo in qualche modo, partecipando alle iniziative che vengono di volta in volta lanciate, perché questo impegno e questa responsabilità possa essere portata avanti con più forza e con più possibilità di incidere positivamente per quanto riguarda appunto quello che sono le battaglie per l'affermazione del diritto e della legalità, per l'affermazione di quelle che sono diciamo le basi fondamentali di uno Stato civile, e cioè il rispetto dei diritti e l'affermazione di una democrazia compiuta, che in molti paesi manca. Questo è un dato importante, perché poi sappiamo che lì dove c'è assenza di democrazia, che lì dove c'è assenza di diritto, e quindi si calpestano poi i diritti, c'è guerra, c'è disperazione, c'è fame, c'è malattia.
Mariano, in chiusura, diciamo come si fa ad accedere, appunto, a un contatto con te per la rivista Diritto e Libertà, come si fa ad acquistare la rivista Diritto e Libertà? La rivista Diritto e Libertà è che è appunto la rivista, come dicevi tu prima, di politica transnazionale, di iniziativa radicale, è una rivista che potete intanto conoscere visitando il sito www.dirittoliberta.it. Lì troverete tutte le indicazioni per mettersi in contatto con la redazione e troverete anche tutto il lavoro che Diritto e Libertà ha fatto dalla sua nascita ormai oltre decennale ad oggi. E ringraziamo Mariano Giustino e gli auguriamo buon congresso e anche buon tavolino, tra virgolette parlando. Grazie moltissimo, ancora. Grazie a voi. Grazie.